Grazie mille per essere qui. Diamo inizio alla conferenza e suoneranno per noi Andrea, Elisa, Oscar, Andrea e Matteo. Sentitevi liberi di unirvi e iniziamo la conferenza. Allora, come ha detto Alice, nel ritornello vi aspettiamo, forte, tanto la conoscete tutti, quindi vi aspettiamo. I paid my dues, time after time. I done my sentence, I committed no crime. And bad mistakes, I made a few. I had a shizzle's kick in my face, rock on through. Grazie per essere qui.
ringraziamo veramente tutti per essere presenti di sabato pomeriggio qua in questa storica conferenza. Io devo dirvi che sono super emozionata e onoratissima di accompagnarvi a seguire questa conferenza. Allora, per prima cosa vorrei salutare e dare un grande benvenuto a chi è la prima volta che visita il nostro centro culturale. Facciamo un grande applauso. Grazie, grazie a tutti. Salutiamo anche coloro che ci stanno seguendo in diretta Facebook dalla pagina del Volo Continuo. Salutiamoli tutti. Oggi con noi sono presenti diverse organizzazioni che vorremmo accogliere ulteriormente con un grande applauso. Oggi vi faccio stancare le braccia. Allora, partiamo dalla Chiesa Anglicana Episcopale. Grazie. Movimento non violento. Next Economia. Un ponte per Scout Agesci. Grazie mille. E ora diamo inizio a questa conferenza. Voglio partire dall'inizio. Questo evento nasce dal desiderio di creare un'occasione in cui i giovani possano riunirsi e scambiare esperienze, approfondendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo scopo è riflettere su come dare un contributo concreto alle sfide che ci si prospettano in questo momento storico. È per questo che durante la conferenza ci racconteremo delle esperienze personali di empowerment e vedremo diversi video. Tutti gli interventi toccheranno aspetti dell'Agenda 2030 alla luce delle tre azioni suggerite dallo slogan: pensare globalmente, cambiare interiormente e agire localmente. Abbiamo deciso di portare all'attenzione questo tema perché quando si parla di questi obiettivi, spesso la reazione è chiedersi cosa posso fare io. E troviamo difficile immaginare che noi, come comuni cittadini e come giovani, possiamo fare la differenza. Ci possiamo sentire impotenti e pensare che solo le azioni di politici o personalità influenti possono innescare dei cambiamenti. Per questo ci siamo ispirati all'appello alla resilienza e alla speranza, scritto da Daisaku Ikeda e da Adolfo Pérez Esquivel, che incoraggia i giovani ad affrontare le sfide attuali unendosi e facendo della solidarietà il proprio strumento rivoluzionario. Vi lascio con un video introduttivo che vi spiegherà chi sono Daisaku Ikeda e Adolfo Pérez Esquivel. E a seguire leggeremo l'appello. Grazie.
La popolazione ha sviluppato la capacità di resistere nella lotta per la libertà e per il diritto di tutti, con la consapevolezza che occorre unirsi nella diversità per raggiungere l'unità dei gruppi, delle organizzazioni, delle religioni, dei pensatori e degli artisti. Buonasera a tutti. Per i giovani del mondo, appello alla resilienza e alla speranza di Adolfo Pérez Esquivel e da Isaku Ikeda. Ci rivolgiamo ai giovani del mondo affinché si uniscano per affrontare le importanti sfide dell'umanità e divengano costruttori della propria vita e della storia del nuovo millennio. Siamo assolutamente certi che se i giovani sapranno unirsi, potranno trovare soluzioni per percorrere insieme nuove strade di convivenza, di resilienza e di speranza. Pur rimanendo ognuno nel proprio luogo di appartenenza e mantenendo la propria identità culturale e spirituale, essi potranno generare un impeto irrefrenabile di azioni positive e collettive. In questo ventunesimo secolo, l'umanità è chiamata ad affrontare continui cambiamenti e difficili prove.
Bisogna conservare la memoria, perché essa illumina il presente e genera la capacità e la resilienza dei popoli per costruire nuove alternative, luci di speranza, per far sì che un altro mondo sia possibile. Il XX secolo ha segnato profondamente tra luci e ombre il cammino dell'umanità, generando asimmetrie e ingiustizie tra ricchi e poveri, tra i cosiddetti paesi sviluppati e quelli esclusi e in via di sviluppo, producendo distanze che ogni giorno diventano più profonde. La fame è un crimine e la lotta contro la povertà deve essere al centro di ogni politica. Bisogna lavorare per sostenere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che punta a trasformare il nostro mondo. Per cooperare all'obiettivo di sradicare la povertà del nostro pianeta, dobbiamo superare le differenze tra paesi, etnie, religioni e culture. Le sfide per il futuro. In questi ultimi tempi si sono fortunatamente registrati segnali significativi che hanno suscitato nuove consapevolezze. Uno di questi è l'Accordo di Parigi, che stabilisce misure contro il riscaldamento globale. Tale accordo, ratificato dalla maggior parte dei paesi, è entrato in vigore nel novembre del 2016, momento di crescente minaccia di fenomeni meteorologici e di significativo innalzamento del livello del mare. Un altro passo in avanti si è fatto con l'approvazione nel luglio del 2017 del Trattato per la proibizione delle armi nucleari. L'accordo vincola giuridicamente la comunità internazionale e stabilisce l'assoluta proibizione di produzione e uso di questi armamenti. A novembre dello scorso anno il Vaticano, per volontà di Papa Francesco, ha organizzato una conferenza internazionale dal titolo «Prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari e per il disarmo integrale». È impellente trovare il coraggio di sradicare la minaccia nucleare e l'ambizione di potere e di sicurezza di alcuni paesi che si disinteressano della vita e della dignità dei popoli. È necessario e urgente disarmare la ragione armata. Il nostro dialogo sui temi di natura planetaria è ininterrotto ed è sostenuto dalla nostra illimitata fede nel potenziale dei giovani. I giovani del mondo si sono uniti per condurre la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, ICAN. Ciò ha messo in moto un'azione decisiva della società civile che ha portato all'adozione del trattato sopra menzionato. Il divenire del genere umano dipende dal presente e da come i giovani avranno il coraggio di affrontare la realtà senza lasciarsi piegare dalle avversità. Martin Luther King ha detto: «Siamo sempre alla soglia di una nuova alba». Noi siamo convinti che la speranza e la volontà di costruire una nuova alba per l'umanità e per tutti gli esseri viventi della nostra casa comune, del nostro pianeta Terra, non verranno mai meno. Il problema dei rifugiati è incombente. Milioni di persone vedono la propria vita e la propria dignità violate dalle guerre, dai conflitti armati, dalla fame e dalle violenze sociali e strutturali. Dobbiamo essere solidali e aprire le braccia, la mente e il cuore a ognuno di loro per cambiare la grave situazione in cui versano. Il nostro messaggio ai giovani. Rivolgiamo questo appello ai giovani del mondo affinché assumano con responsabilità il cammino della vita insieme ai loro popoli. Non dimenticate mai che ciò che si semina si raccoglie. La minaccia delle armi nucleari, l'incremento dei rifugiati, i fenomeni meteorologici estremi causati dal riscaldamento globale, l'avidità degli speculatori finanziari che aggravano la distanza tra ricchi e poveri, rappresentano i principali problemi legati alla lotta sfrenata per la supremazia militare, politica ed economica che offusca la nostra casa comune, il nostro pianeta Terra. La smisurata ambizione di potere e ricchezza che si traduce nell'affanno di ottenere tutto facilmente e rapidamente è una tendenza preoccupante della società attuale.
La sapienza orientale ricorda che tale ottenebramento è provocato da tre impulsi negativi. L'avidità, retta da un irreprimibile egoismo. L'odio e la stupidità, che ci fanno perdere il giusto cammino della nostra vita e della società. Gandhi esortava le persone a giudicare le proprie parole, le proprie azioni, riflettendo sull'influenza che queste avrebbero esercitato sui più poveri e indifesi, senza dimenticare mai il loro volto. Lesse con grande interesse l'opera Unto This Last del filosofo John Ruskin, il cui titolo era in armonia con il suo pensiero. Ogni società deve svilupparsi soppesando il benessere dei più bisognosi senza che nessuno venga lasciato indietro. Questa visione coincide con l'ideale umanistico del lemma non lasciare indietro nessuno, che è tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile ODS delle Nazioni Unite. Il nostro messaggio alla comunità internazionale. Attraverso questo appello congiunto vi chiediamo di sostenere delle azioni che fermino gli eccessi del progresso per ristabilire l'equilibrio tra l'essere umano e la madre terra. Chiediamo che venga rafforzato il ruolo dei giovani attraverso l'educazione e una cittadinanza globale capace di costruire società inclusive. Crediamo sia necessario implementare in tutto il pianeta, fino al 2030, nuovi progetti destinati a formare una cittadinanza globale e sostenere i giovani per far sì che sviluppino le loro illimitate capacità. Le principali azioni dovranno essere: promuovere una coscienza collettiva a partire dalla memoria e dalla storia universale per far sì che non si ripetano le stesse tragedie. Far comprendere che la Terra è la nostra casa comune e nessuno deve essere escluso da essa a causa delle proprie differenze. Favorire un indirizzo umano della politica e dell'economia e coltivare la saggezza per giungere a un futuro sostenibile. Per compiere questi obiettivi, i giovani dovranno unirsi tutti assieme e generare una forza d'azione dinamica che permetta loro di affrontare le sfide planetarie come la proibizione e l'eliminazione delle armi nucleari, la costruzione di una cultura dei diritti umani e la difesa della madre terra. Tenere alta la fiaccola dell'amicizia. Noi due abbiamo vissuto le tempeste delle guerre e le violenze del XX secolo. Queste esperienze hanno indirizzato i nostri continui sforzi per accrescere i legami di fraternità fra i popoli, superando ogni differenza etnica o religiosa. Sentiamo quindi il bisogno di avvicinarci ai giovani del XXI secolo per affidare loro il compito di tenere alta la fiaccola dell'amicizia, di sostenere con coraggio l'unità nella differenza e incoraggiare la solidarietà tra i popoli. Noi, Adolfo Perez Esquivel e Daisaku Ikeda, riteniamo che per le società contemporanee e future sarà estremamente importante che i giovani si uniscano e assumano l'impegno, insieme ai popoli, di difendere la dignità della vita, di combattere le ingiustizie, di condividere il cibo che nutre il corpo e lo spirito e la libertà, per inaugurare una nuova alba di speranza. Se faranno questo, potranno costruire un prezioso patrimonio universale, spirituale dell'umanità e un nuovo mondo giusto e solidale. Roma, 5 giugno 2018, Adolfo Perez Esquivel, Daisaku Ikeda. Un'esperienza. Chiamo qui sul palco Andrea Vlati e facciamogli un grande applauso. Salve. Buonasera, mi chiamo Andrea Vlati, ho 26 anni e sono dottorando in fisica all'Università di Roma La Sapienza. Chi mi conosce bene sa che di base sono una persona molto timida.
Anche se non sembra, mi faccio sempre molti problemi a riguardo di ciò che dico e a come mi comporto con gli altri. La paura di essere fuori luogo e non compreso sottende il mio stato d'animo più o meno costantemente. Posso dunque affermare con sincerità che parlare davanti a così tante persone non mi mette totalmente a mio agio. Circa 13 anni fa probabilmente mi trovavo davanti ad uno schermo pure con l'applauso è uguale. Allora, circa 13 anni fa probabilmente mi trovavo davanti ad uno schermo a giocare a un videogioco o a guardare un programma televisivo perché con loro invece mi trovavo molto a mio agio. La prima parte dell'adolescenza l'avevo passata in quel modo, all'interno di una routine fatta di scuola, compiti e svago. Di stimoli esterni rispetto alla società ce n'erano pochi, di sogni da realizzare altrettanti. Ma effettivamente tantissimi ragazzi vivono in questo modo. Dopotutto non c'è niente di male, poiché è una fase, poi si cresce e si piantano i piedi per terra. Se non fosse che crescere in questa società vuol dire spesso accettare un altro tipo di routine, con al centro prima l'università, poi il lavoro, poi la famiglia. E ancora una volta non c'è niente di male, perché è in questa routine che l'essere umano del presente ha trovato il suo habitat naturale. Personalmente penso che l'empowerment, considerato da molte dichiarazioni ONU, come base per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, inizia essenzialmente ponendosi due domande. Come si collega la mia routine al mondo e alla società che mi circonda? E sono felice all'interno di questa routine? Oggi vorrei raccontare come quel ragazzo davanti allo schermo ha cominciato a farsi queste due domande. Ho avuto la fortuna di andare in un liceo di Roma molto centrale, il che mi ha permesso di uscire in modo naturale dalla quotidianità del mio quartiere. In pochi mesi avevo conosciuto molte persone provenienti da ogni parte della città e col passare del tempo stavo sempre molto meno a casa. Trovai un modo particolare di fare amicizia. Visto che ero timido e non avevo il coraggio di parlare, ascoltavo molto attentamente quello che le persone mi raccontavano. In questo modo si creava fiducia. Il liceo che frequentavo era molto attivo all'interno dei movimenti sociali, dunque mi avvicinai anche io a questo ambiente. Cominciai così a riflettere sul modello di società in cui viviamo e sulle sue contraddizioni. Piano piano diveni sempre più attivo e coinvolto, rendendomi anche conto però che quel modo di fare politica era spesso accompagnato da una mancanza di cura e considerazione nei confronti delle specificità degli individui. Inoltre, alcune dinamiche di gruppo risultavano non inclusive, con la conseguenza di creare divisioni all'interno della comunità studentesca. Tuttavia, stando attento a questi aspetti, continuai a dare il mio contributo dall'interno, fino a candidarmi rappresentante di istituto. E fu un'esperienza breve, ma densa di significato per la mia crescita, in quanto dovevo parlare spesso in pubblico e fare il grande sforzo di chiarirmi le idee ed esprimerle in modo comprensibile. Alla fine del liceo, la mia vita era cambiata molto, sia nelle relazioni che nelle abitudini, ed ero di fatto molto più aperto. Mi iscrissi alla facoltà di fisica, seguendo quelle che erano le mie attitudini. All'università cercai subito di partecipare alle assemblee e con piacevole stupore trovai un ambiente molto più maturo. Tuttavia, essendo molto preso dal percorso di studi e da altri impegni, non cominciai ad attivarmi in prima persona, anche se profondamente ne sentivo il desiderio. Le intense giornate di lezione, di laboratorio e di studio pomeridiano proseguivano a ritmo incessante. Non c'era effettivamente nulla che andasse male, ma sentivo che lo studio, vissuto in quel modo, portava ad alienarmi mentalmente dal mondo e dalla società. Samuel Beckett, nella sua opera Aspettando Godot, scrive: «L'abitudine è una triste sordina». Questa frase riassume bene il mio stato d'animo di apatia di quei primi mesi di università. Nel 2014 ero al secondo anno e affrontai un periodo abbastanza difficile. Avevo cominciato a lavorare part-time in una gelateria e avevo quindi molto meno tempo per studiare. Affrontai i primi intoppi del percorso universitario, dovendo dare più volte un esame prima di passarlo. Inoltre, nel mese di febbraio, venne a mancare mia nonna, a cui ero molto legato, poiché viveva in una casa con noi da quando ero piccolo. E poco dopo, conclusi anche una relazione sentimentale che andava avanti da 2 anni. Tra studio, lavoro e sconvolgimenti emotivi, mi chiedevo, dentro di me, ma se già è difficile andare avanti nel quotidiano della vita personale, come ci si fa a dedicare ai problemi che affliggono il mondo e le contraddizioni della società? Un giorno nuvoloso, mentre ero in treno, capii che mi stavo ponendo quella domanda da una prospettiva molto limitata di ragazzo occidentale, nato e cresciuto in una metropoli. Dovevo partire, decisi di fare un viaggio che avrebbe cambiato la mia vita e la mia visione del mondo. Presi dunque contatto con il Servizio Civile Internazionale, un'associazione che organizza campi di volontariato laico in tutto il mondo.
Partecipando alla formazione, uscì fuori che la meta più adatta a me sarebbe stata la regione palestinese della Cisgiordania. Il campo si sarebbe svolto in un villaggio di 900 persone nella campagna vicino Betlemme e avremmo dovuto lavorare insieme alla sua comunità in un centro estivo per bambini e a vari progetti di sviluppo locale. La Cisgiordania da ormai molti anni si trova in una situazione difficile in cui nelle vicinanze dei villaggi palestinesi continuano ad essere insediate colonie israeliane. Inoltre, un vero e proprio muro costantemente presidiato da militari si erge in molte zone dell'altopiano, a difesa delle terre espropriate dai coloni. Il viaggio era organizzato e la partenza prevista per i primi di agosto, ma circa a metà luglio scoppia l'ennesimo conflitto armato, l'operazione militare israeliana Protective Edge, che consisteva in una serie di bombardamenti nella striscia di Gaza con l'obiettivo di stroncare gli attacchi terroristici di Hamas. Ma in una zona così densamente popolata come Gaza, ciò avrebbe comportato numerose vittime tra la popolazione civile. Nonostante la Cisgiordania sia molto vicina a Gaza, i conflitti armati non vi arrivarono. Dunque, con una bella dose di preoccupazione, ma sentendo quanto quel momento fosse cruciale, decisi di partire lo stesso. L'esperienza al villaggio fu incredibile, una vera e propria immersione nella cultura e nelle abitudini locali. Uscivamo con i ragazzi di lì, ci confrontavamo con loro su questioni politiche, culturali e di semplice vita quotidiana. Il lavoro con i bambini era molto bello, ma allo stesso tempo impegnativo, in quanto dovevamo costruire da zero le attività e con pochissimi mezzi. Intanto le incursioni a Gaza continuavano ed era davvero orribile quando sentivamo il suono degli aerei da guerra nel cielo. Di lì a qualche minuto avrebbero sganciato delle bombe e stroncato vite umane. Durante il viaggio visitai il campo profughi di Betlemme, dove le fortificazioni militari sono state costruite a ridosso delle baracche e la città di Hebron, dove i coloni israeliani e i cittadini palestinesi convivono in un clima di grande tensione. Durante quel viaggio toccai con mano il fatto che nel mondo esistono molte persone la cui quotidianità è permeata da violenza ed ingiustizia, dove ognuno ha almeno un parente stretto morto in guerra o prigioniero, dove le violazioni dei diritti umani sono all'ordine del giorno e in un certo senso legalizzate. In tutto ciò ho conosciuto l'umanità di moltissime persone, la loro capacità di resistere e il loro ammirevole sforzo di immaginare un futuro diverso. Qualche giorno prima che tornassi in Italia, l'operazione militare si concluse con un bilancio di più di 2000 vittime, in gran parte civili. Una volta tornato, avevo effettivamente una visione differente delle cose. Con la forte volontà di combattere quel tipo di ingiustizie di cui ero stato testimone, con ricordi e sensazioni che sarebbero rimaste impresse anche nei ritmi metropolitani più frenetici. Tuttavia le mie domande continuavano a farsi presenti. Ma io che studio fisica e passo la giornata con la testa in un mondo di numeri e formule, che vivo a Roma e a malapena ho il tempo di lavarmi i denti, che posso fare per agire in concreto nel mio ambiente più prossimo? Come posso combattere queste ingiustizie qui dove sono? Nell'autunno dello stesso anno mi proposero di far parte del comitato organizzativo di Senza Atomica, una mostra multimediale sul disarmo nucleare promossa dalla SOGAKAI, ICAN e altre associazioni attive sul tema, che si sarebbe svolta tra marzo e aprile del 2015. La mostra consiste in un percorso di sensibilizzazione su quanto gli arsenali nucleari siano tutt'oggi una minaccia per la sicurezza dei popoli e sul fatto che la loro legittimazione sia radicata in una cultura del conflitto e del nemico che si manifesta in primis nelle relazioni tra esseri umani. Insieme ad altri valorosi compagni di avventura mi occupai di pianificare e gestire la formazione e i turni dei volontari che avrebbero fatto da guida alla mostra. Parliamo di più di 1000 persone, davvero una grande sfida. Questo tipo di impegno mi permise di sperimentare un nuovo tipo di relazione col pensiero dei promotori della mostra, in particolare con quello del maestro buddista Daisaku Ikeda. Ebbi per la prima volta la sensazione che, oltre ad essere incoraggiato e ispirato dai suoi scritti, davanti a quelle interminabili tabelle Excel, stavo ponendo delle azioni permeate dal medesimo spirito. La mostra fu un grande successo, con più di 68.000 visitatori, di cui un'alta percentuale studenti. Inoltre, approfondendo le tematiche di Senza Atomica, rimasi colpito dalla questione della responsabilità sociale degli scienziati. Il tema degli armamenti nucleari ha infatti smosso un grande dibattito nella comunità scientifica internazionale, stimolato soprattutto dalla stesura del manifesto Russell Einstein e dalle conferenze del PugWash, un'associazione di scienziati che riuniva personalità di entrambi i blocchi della Guerra Fredda. Queste iniziative avevano l'obiettivo di formare una coscienza globale della comunità scientifica al fine di guardare al disarmo nucleare come una sfida dell'intera umanità.
Gli scienziati, essendo coloro che detengono il sapere necessario per la costruzione degli armamenti, avrebbero svolto un ruolo chiave in questa battaglia. Da una parte, dunque, c'era questo tipo di stimolo, dall'altra la mia quotidianità di studente di fisica, alle prese con un percorso di studi che lasciava poco spazio ai momenti di riflessione sul rapporto tra scienza e società. È infatti una concezione molto diffusa nelle facoltà scientifiche, quella per cui all'università si imparano i concetti e le tecniche intime delle materie, mentre le loro relazioni col contesto sociale sono lasciate all'interesse personale dei singoli, che se vogliono possono studiarsele per conto proprio. Piano piano cominciai a unire i puntini. Pensai che proprio le assemblee studentesche potevano diventare un laboratorio di riflessione, approfondimento e soprattutto azione rispetto a quelle tematiche che a livello curricolare erano messe in secondo piano. Tra l'altro, anche gli studenti di anni precedenti avevano tentato un percorso simile. Dunque si trattava di riprendere in mano questa eredità e portarla avanti. Insieme ad altri compagni di studio portammo queste proposte in assemblea, iniziando così l'epopea di Mind the Gap, Festival del Sapere Libero. Nacque l'idea di un percorso tematico che a partire dall'autunno, tramite iniziative di autoformazione, arrivasse a un evento primaverile con workshop, dibattiti e festa conclusiva con tanto di musica live e DJ set. Il tutto organizzato in modo assembleare, partendo dagli interrogativi sui rapporti tra scienza e società che uscivano fuori in dei brainstorming collettivi. Dunque, in 5 edizioni del festival, fino al 2019, abbiamo affrontato moltissime tematiche, tra cui finanziamenti e applicazioni belliche della ricerca, divulgazione didattica e di teoria scientifica, privacy, profilazione e big data, sfruttamento nell'era del lavoro digitale e migrazioni climatiche. Grazie a questo impegno capii che il mondo della scienza che vivo ogni giorno è strettamente collegato a molte ingiustizie e contraddizioni della società contemporanea, anche a quelle che avevo potuto vedere più da vicino. Infatti, i conflitti in Medio Oriente vengono spesso utilizzati dalle aziende di industria militare come un test sul campo delle nuove tecnologie sviluppate, molte delle quali sono in modo più o meno diretto applicazioni di attuali ricerche in fisica. Dunque ora ha ancora molto senso per noi studenti e lavoratori della scienza essere in prima linea contro un utilizzo distorto del sapere che produciamo. Dobbiamo trovare il modo di sabotare tutto ciò dall'interno. Ma questo non è possibile se non si coltiva la sensibilità sociale degli scienziati fin da quando sono studenti. Per quanto sia stato molto faticoso coinvolgere la comunità accademica in iniziative come Mind the Gap, questo tipo di impegno ha rappresentato per me un esempio concreto di come poter agire lì dove siamo, partendo proprio da quella routine che spesso tende ad alienarci. Insomma, quella sordina era di fatto la stessa, ma ora ne sapevo cogliere gli aspetti più stimolanti e propulsivi. Penso che questa corrispondenza tra quotidianità occidentale e problemi del mondo non sia una prerogativa della scienza. In ogni ambito accademico e contesto sociale, quindi nelle aziende, negli enti pubblici, ma anche nelle nostre relazioni con gli altri e nelle dinamiche familiari, è possibile trovare dei punti su cui sforzarsi e lottare. Il problema è che spesso questi collegamenti non sono così evidenti e spetta proprio a noi giovani il compito di sviluppare una coscienza globale, uno spirito da cittadini del mondo che ci renda capaci di scovarli inesorabilmente. Circa 2 anni fa mi sono laureato alla specialistica, sempre alla Sapienza, e l'anno scorso ho vinto il concorso per il dottorato nella medesima università. Comincio dunque a entrare nel mondo lavorativo della ricerca scientifica. Ancora mi devo ambientare bene, ma la mia determinazione è di continuare ad alimentare e a condividere con gli altri questo spirito di cambiamento e di non compromesso con le ingiustizie e le contraddizioni che mi troverò ad affrontare. Continuerò a sforzarmi per essere coerente con la guida che il mio maestro Daisaku Ikeda ha dato agli studenti di tutto il mondo. Per quale motivo dovete coltivare la saggezza? Non dimenticate mai di porvi questa domanda. Grazie. Ciao a tutti e tutte, io mi chiamo Mohamed e lavoro per l'ONG Un Ponte Per. In questo momento mi trovo in Iraq, precisamente ad Erbil.
Per prima cosa vorrei davvero ringraziare di cuore gli organizzatori di questa conferenza per avermi dato l'occasione di raccontarvi cosa sta accadendo in queste ultime 2 settimane in Iraq e nella vicina Siria, soprattutto per dar voce a questi 2 popoli che ormai da troppo tempo vivono le ingiustizie della guerra. Dal 1° di ottobre in Iraq, partendo da Baghdad e poi in tutto il sud del paese, si sono diffuse delle manifestazioni pacifiche guidate da giovani di un'età compresa dai 17 ai 23 anni. La vera causa per cui scendono in piazza è la richiesta del rispetto dei loro diritti fondamentali, che non hanno mai conosciuto la maggior parte di loro, anche perché molti vengono dalle aree più povere del paese. In questo caso la solidarietà internazionale diventa veramente fondamentale, quindi ognuno di noi può rivestire un ruolo importante cercando di rimanere informato e sensibilizzando le persone che incontra. Dopo aver osservato preoccupati la situazione in Iraq, la nostra attenzione è andata immediatamente nel nord-est della Siria a causa dell'invasione della Turchia. Un ponte per lavora nel nord-est della Siria dal 2015 a fianco del nostro partner locale, la Mezzaluna Rossa Curda, per rispondere all'emergenza causata dalla guerra di questi ultimi 6 anni. Sono tantissimi profughi anche qui nel nord dell'Iraq, profughi siriani. In Siria abbiamo fino ad ora, e stiamo continuando a provare a farlo, nonostante ieri, che era il 14 di ottobre, abbiamo dovuto evacuare tutto il nostro staff internazionale, il nostro staff locale è rimasto lì insieme ai nostri partner della Mezzaluna Rossa Curda cercando di prendersi cura delle persone. Però fino ad ora, per darvi qualche dato, ad esempio nel 2018, dall'aprile al settembre del 2018, abbiamo garantito l'accesso ai servizi sanitari a 127.000 persone, 300 persone al giorno, 60 donne al giorno hanno ricevuto cure mediche ginecologiche, abbiamo assistito a 3 parti al giorno, insomma i nostri operatori hanno fatto un lavoro davvero incredibile di 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, oltre a rispondere all'emergenza, abbiamo lavorato a fianco della società civile, principalmente sostenendo le municipalità curde del nord-est della Siria e nell'area del Kurdistan iracheno per incrementare le loro competenze di know-how nei diversi settori concernenti la gestione dei servizi pubblici, dalla protezione civile all'educazione fino alla raccolta differenziata e allo sviluppo sostenibile. Tutto questo ora sembra andare perso. L'invasione della Turchia, oltre a essere in violazione delle leggi di diritto internazionale e quindi a causare delle vittime civili, rischia di cancellare tutto questo lavoro incredibile che queste persone stavano facendo cercando di ricostruire la propria identità. Ci tengo inoltre a darvi questo dato: spesso quando si parla di guerra, oltre all'impatto che si ha sulla popolazione, che è la nostra prima preoccupazione, l'altro impatto che si ha è sull'ambiente. Diciamo che l'ambiente a volte può diventare un vero e proprio strumento di guerra. Pensate che il 10 di ottobre l'esercito turco ha bombardato una stazione di servizio dell'acqua che garantiva l'accesso all'acqua nella città di Assake e quindi 400.000 persone si sono ritrovate senza acqua. Quindi veramente l'acqua diventa anche uno strumento di guerra. Questo è qualcosa veramente di... penso di ingiusto e che ci dovrebbe far riflettere molto. Io che è tutto, anche se ci sarebbero molte più cose da dire, però mi auguro che passiate una giornata indimenticabile e che tutta la bellezza, la forza, l'energia che state sperimentando oggi la possiate trasportare, e trasmettere a tutte le persone che incontrerete nella vostra vita quotidiana. Come dicono Adolfo Perez e Schivelle da Esaqui Queda, se i giovani sapranno unirsi potranno costruire un mondo giusto e solidale per il futuro di tutti. E quindi sono veramente contento
di aver partecipato in questo modo a questa meravigliosa conferenza e spero, insomma, che continuate a lottare insieme per costruire questo mondo giusto e solidale. Vi auguro ancora una splendida giornata e vi mando un forte abbraccio. Grazie di cuore. Buonasera, buonasera a tutti. Mi chiamo Jacopo Narici e l'anno scorso ho avuto il privilegio insieme a Paloma di ricevere l'appello alla resilienza e alla speranza portato avanti da Ikeda e Schivel. Nei mesi successivi alla presentazione dell'appello abbiamo pensato a come rispondere in maniera concreta a questo invito ad attivarci e abbiamo deciso di creare un movimento di giovani che ha come base ideologica e manifesto l'appello alla resilienza e alla speranza. Questo appello in qualche modo ci ha guidati e ci guida sia sul piano teorico che sul piano pratico. Sul piano teorico per quanto riguarda le tematiche e i valori presenti e sul piano pratico proprio per la forma di questo movimento, nel senso che l'appello è stato il frutto di un incontro, di una mediazione tra due personalità che hanno lottato e lottano tuttora in favore dei diritti umani e planetari. E due personalità che sono provenienti da mondi culturalmente diversi e geograficamente distanti, che però hanno avuto la capacità di unirsi in nome di valori comuni per trasmettere un appello a tutti i giovani del mondo affinché si uniscano e si impegnino nella costruzione di un mondo più giusto e solidale. Lo scorso giugno a Roma abbiamo visto come associazioni, realtà di diverso carattere, religiose e non religiose, si siano unite come Ikeda e Schivel per ricevere questo messaggio. E per questo abbiamo pensato di partire proprio da giovani rappresentanti delle associazioni e delle realtà che hanno partecipato lo scorso giugno, in maniera che sia in rappresentanza di associazioni e di queste realtà, sia a livello di individui, mantenendo la propria identità culturale, si possa riuscire a costruire un dialogo e si possa riuscire ad attivarci sostenendoci e confrontandoci e creando insieme nuove iniziative. Il primo incontro di questo movimento è avvenuto il 21 giugno scorso, dove hanno partecipato diverse realtà, tra le quali un Ponte Per, il Movimento Non Violento, la Soga Gakkai, Link e Scout Agesci, il gruppo Roma 62 e la Chiesa Anglicana Episcopale. Già, diciamo, nel nucleo fondativo di questo movimento si può osservare come giovani appartenenti a diverse realtà religiose e laiche, aventi diversi riferimenti culturali, si siano uniti per portare avanti valori e ideali comuni di uguaglianza, libertà di espressione, dignità e rispetto nei confronti delle persone e del pianeta Terra. Penso che l'educazione a una cittadinanza globale capace di costruire società inclusive possa partire proprio da esempi come questi. Come movimento abbiamo deciso di darci il nome di Generazione per la Resilienza e la Speranza, una generazione che promette di impegnarsi verso la risoluzione delle più urgenti questioni umanitarie e planetarie. La dimensione internazionale che ha assunto l'appello, essendo stato presentato anche in Argentina, in Giappone e in Cina, ci offre anche la possibilità in un secondo momento di connetterci con i giovani del resto del mondo. Un aspetto, secondo me, di fondamentale importanza dell'appello è che porta avanti e porta con sé le tematiche riguardanti i diritti ambientali e i diritti umani. Citando proprio l'appello, la minaccia delle armi nucleari, l'incremento dei rifugiati, i fenomeni meteorologici estremi causati dal riscaldamento globale, l'avidità degli speculatori finanziari che aggravano la distanza tra ricchi e poveri, rappresentano i principali problemi legati alla lotta sfrenata per la supremazia militare, politica ed economica, che offusca la nostra casa comune, il nostro pianeta Terra. Il movimento Fridays for Future è riuscito ad attivare e a portare in piazza milioni di giovani per quanto riguarda le problematiche ambientali. L'auspicio è che
questa ondata magnifica di presa di coscienza dei giovani riesca ad estendersi anche per quanto riguarda i diritti umani, che sono un nodo cruciale del nostro mondo. In questa direzione stiamo cercando di dare il nostro contributo ed andare avanti. E vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio l'organizzazione per questa giornata e lascio la parola a Paloma. Grazie. Ciao a tutti, come state? Grazie di essere venuti, veramente io sono un sacco emozionata perché in realtà questo è un po' la realizzazione del mio sogno, cioè di condividere il desiderio di qualcosa di grande con tante altre persone. Io leggerò un pochino perché sono un sacco emozionata. Però sarò breve e concisa. Io sono Paloma e sono membro della Soga Acai e l'anno scorso insieme a Jacopo ho avuto l'onore di ricevere l'appello alla resilienza e alla speranza a nome di tutti i giovani del mondo. Ricevere questo appello, come per molti, è stato come ricevere un testimone, un passaggio di consegne. In questo modo ci è stata affidata ad ognuno di noi la responsabilità della costruzione di una nuova epoca, di un nuovo mondo più giusto e più solidale. Queste due personalità hanno dedicato la loro gioventù e la loro intera vita alla lotta per la pace, come persone comuni. Credo che, ridando il loro esempio, noi, come giovani del XXI secolo, in realtà possiamo realizzare imprese ancora più grandi, con la passione, la forza e la creatività che ci caratterizza. Hiro Masa, il figlio di Daisaku Ikeda, l'anno scorso ci ha rivelato che tra tutte le città del mondo l'appello è stato lanciato proprio qui a Roma, non per il valore dei suoi reperti archeologici, ma per le nuove generazioni che vivono qui e che stanno costruendo una nuova cultura. E Perez Esquivel ha affermato che noi giovani non siamo il futuro, ma siamo il presente. Io credo che all'interno del cuore umano esista un potenziale infinito, che è quello della creazione della speranza, e questa speranza va tramutata in azioni. Perciò mettere in pratica questo appello significa proprio che ognuno di noi cominci con una serie di azioni coraggiose a sostegno dell'Agenda 2030 senza mai perdere il sorriso. Tanti anni fa un educatore giapponese disse che le persone malvagie si uniscono facilmente tra loro e prima o poi si mangiano tra di loro. Le persone buone invece fanno fatica ad unirsi, ma poi vincono. Quindi è proprio necessario che esista una realtà che ci unisca, un movimento, partendo dai punti in comune che abbiamo, dallo stesso ardente desiderio, è molto più semplice superare le differenze, imparare a vicenda e unirci per spiccare il volo. È solo così che sarà possibile realizzare un'utopia. L'importante però è cominciare. Come ci suggerisce Perez Esquivel, bisogna avere uno spirito ribelle per cambiare le cose. Quindi, in realtà, se fate parte di un'associazione e volete essere contattati per essere coinvolti sui nostri incontri e i nostri eventi, abbiamo un indirizzo email che è generazione.speranzaeresilienza@gmail.com. Se siete interessati, comunque potete anche lasciare i vostri contatti in fondo alla sala. E inoltre sul sito, sulla pagina Facebook del ilvolocontinuo.it verranno pubblicati dei post inerenti a questa giornata e anche sulle attività che faremo col movimento all'interno comunque della Soga Acai. Adesso in realtà vorremmo farvi vedere un video di presentazione di tutte le associazioni che finora hanno preso parte di questo movimento, che hanno partecipato al lancio dell'appello
appello l'anno scorso. E niente, buona visione. A dopo. Sono Hurim Salas, della comunità cristiana della Chiesa Escopale e Anglicana. Mi chiamo Chiara, ho 24 anni e sono un capo scout della GESCI. Sono Daniele Taurino, 27 anni e faccio parte del movimento non violento. Io sono Paloma, ho 30 anni. Ciao, sono Jacopo, ho 23 anni, ho avuto il privilegio di ricevere in rappresentanza dei giovani l'appello portato avanti dai Cade Schivella. Mi chiamo Luca Raffaele. Ciao, sono Miriam. Ciao, sono Bianca. Ciao a tutti, mi chiamo Matteo e faccio parte della Soca Gaccai. Faccio parte di un'organizzazione che si chiama Next, Nuova Economia per Tutti, che promuove un nuovo modello di economia sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, si occupa di mappare tutte le buone pratiche che esistono in Italia e creare dei movimenti, delle comunità per supportarle e coprogettare delle soluzioni partendo dal basso. Siamo dei volontari di Ponte Per, un'associazione per la solidarietà internazionale, un'organizzazione non governativa nata nel 1991, subito dopo la fine dei bombardamenti sull'Iraq. La GESCI è un'associazione guide scout cattolici italiani nata nel 1974 dall'unione dell'ASCI e dell'AGI. È un'associazione che è libera da influenze e da legami partitici, ma il suo impegno è politico e lo fa tramite l'educazione. L'anno scorso, il 5 giugno 2018, insieme a Jacopo ho ricevuto l'appello alla resilienza e alla speranza a nome di tutti i giovani del mondo. La Soka Gakkai è un'associazione buddista che si basa sugli insegnamenti di Nichiren Daishonin. Nel Novecento si è diffuso in tutto il mondo il suo insegnamento grazie al nostro maestro vivente, Daisaku Ikeda. Assumendo il ministero di Gesù, il Centro Anglicano di Roma sta collaborando con varie istituzioni per la giustizia e la pace del mondo, lavorando per combattere la tratta di esseri umani, integrando con chiesa e agenzie in Italia. L'idea di questo movimento che stiamo portando avanti e stiamo creando è quello di creare un movimento in cui aderiscano e facciano parte persone appartenenti a diversi gruppi religiosi, a diverse etnie, e insomma persone con ideali diversi ma con comunque valori in comune. Ognuno, come dice l'appello, lì dove è, rimanendo coerente con quello che è il proprio credo religioso, con la propria cultura, può portare avanti questo messaggio affinché proprio possa creare un impeto irrefrenabile lì dove è, per creare un nuovo mondo giusto e solidale. Agiamo nella società avendo come patrimonio la ricchezza di tutti i maestri della non violenza, Gandhi, Cavedini, ma anche Martin Luther King, Danilo Dolci, Alexander Langer. Questi non solo sono i nostri riferimenti culturali, ma sono anche quegli elementi di inattualità che noi cerchiamo invece di portare ancora oggi nel presente nelle azioni. Su questo noi facciamo formazione nelle scuole, facciamo formazione con le altre associazioni e ci autoformiamo a far sì che ci siano delle persone sempre pronte a poter fare delle azioni non violente per cambiare alcuni aspetti della società che riteniamo negativi e violenti. L'educazione di ragazzi degli 8 ai 21 anni tramite il metodo che ci è stato fornito dal nostro fondatore Robert Baden-Powell, che è incentrato soprattutto sull'educazione alla vita aperta, sull'educazione all'amore, alla pace, alla solidarietà e alla fratellanza. Il Joel Nefuma Refugee Center è un centro diurno per rifugiati e richiedenti asilo per rilassarsi, imparare e ricevere consigli per raggiungere i loro obiettivi. Corsi di lingue, competenze tecnologiche, opportunità mediche,
Una delle attività più importanti che noi portiamo avanti quotidianamente è quella degli Zatankai, che sono delle riunioni che avvengono nelle case dei membri, e che sono delle oasi di dialogo e scambio in cui noi raccontiamo le nostre esperienze e condividiamo i valori del buddismo. Attraverso questi dialoghi riusciamo proprio a esprimere il concetto di empowerment. Lo scopo di un ponte vero è quello di prevenire conflitti armati e violenti, in particolare nella zona del Medio Oriente, attraverso campagne di informazione, scambi culturali, progetti di cooperazione, programmi di peace building e costruzione di reti per la giustizia sociale. E soprattutto dobbiamo ripensare al ruolo dei giovani. Non devono essere il futuro, perché la grande bugia che ad oggi viene detta è che i giovani devono essere il domani, in realtà poi facendo tutto quello che non deve essere fatto oggi. E quindi l'appello mi piace molto perché dà un ruolo da protagonisti e i giovani devono essere il presente e insieme coordinarsi per costruire delle soluzioni condivise e costruttive. Sono due i richiami sui quali ci sentiamo più intimamente connessi. Il primo è quello alla memoria, capace di illuminare la memoria del passato, il presente e nuove forme di resistenza e di fratellanza tra i popoli. Tenere alta la fiaccola dell'amicizia significa abbattere quelle che sono le differenze e cercare di concentrarci appunto su questa parola che è unità. Uno dei passi dell'appello che mi ha più colpito è quello in cui diciamo viene espresso il concetto di far comprendere che la terra è la nostra casa comune e nessuno deve essere escluso da essa. Questa frase che dice non dimenticate mai che ciò che si semina si raccoglie, e mi ha colpito un sacco perché diciamo io sto facendo proprio un'esperienza di mettere da parte tutta una serie di limiti personali che mi metto proprio perché la mia natura è quella di mettermi un sacco di limiti. E mi sto dedicando, nonostante io di professione faccia tutt'altro, mi sto dedicando a un progetto di riforestazione. È impellente trovare il coraggio di sradicare la minaccia nucleare e l'ambizione di potere e di sicurezza di alcuni paesi che si disinteressano della vita e della dignità dei popoli. Le parole rappresentano esplicitamente quelli che sono i valori fondanti di un ponte per. Il periodo drammatico che stiamo attraversando e che milioni di persone stanno subendo evidenzia la necessità urgente e immediata di porre fine alla violenza. E il secondo è l'urgenza, la necessità di disarmare la ragione armata. Questo ovviamente è un aspetto culturale, cioè vuol dire che noi per primi dobbiamo cambiare noi stessi, come diceva Gandhi, ma anche dei risvolti politici ben precisi, cioè significa impegnarci come singoli, come collettivi, come associazioni, e pretendere dai governi nazionali e poi internazionali che si facciano politiche davvero di pace, cioè politiche di disarmo. Un appello internazionale a resilienza e speranza per i giovani nel mondo ha educato i giovani a riunirsi per affrontare le importanti sfide dell'umanità. Se faranno questo, potranno costruire un prezioso patrimonio universale e spirituale dell'umanità e un nuovo mondo giusto e solidale. Bisogna avere il coraggio di partire. Dobbiamo fermare quelli che sono un po' gli eccessi del progresso e da una parte trovare l'equilibrio tra i bisogni del pianeta e il bisogno delle persone. Questo è soltanto l'inizio di un qualcosa che porteremo avanti noi giovani. E spero, diciamo, che l'appello e questa unione tra di noi possa darci la forza e il coraggio per affrontare l'avvenire. Ci sta proprio chiedendo di prenderci la responsabilità e fare qualcosa. Allora, grazie a tutti quanti per l'attenzione e vi invitiamo, se siete interessati, insomma, a continuare con noi questo percorso, a lasciare un vostro contatto. Non si deve necessariamente essere rappresentanti di alcune associazioni, in realtà
ma anche liberamente da singoli, siete invitati a lasciarci un contatto oppure a contattarci per continuare. Grazie. Ripeto la mail: generazione.speranzaeresilienza@gmail.com. Grazie, rimaniamo in contatto. Grazie ancora Jacopo e Paloma, e adesso andiamo avanti con un'altra esperienza di un ragazzo che viene dal Gambia e lo accogliamo. Lui si chiama Yahya Traoré, benvenuto. Buonasera a tutti, sono... Grazie. Come vedete sono abbastanza timido, ma ci proveremo, penso che ce la faremo. Io mi chiamo Traoré Yahya, sono entrato qua in Italia il 16 luglio 2016 e come sapete tutti sono arrivato qua tramite l'immigrazione. Nell'anno 2014-15 ci sono i terroristi che si sono infiltrati nel mio paese provando di imporre una religione, dicendo che dobbiamo tutti fare questa religione di forza. E io e alcuni amici siamo ritrovati a cercare di proteggersi, diciamo. E stasera sto con voi perché volevo parlare con voi e spiegarvi un po' la mia esperienza di un ragazzo immigrato che ha lasciato tutti i suoi, la sorella, la nonna, le persone che gli stava molto caro della vita, e ritrovarsi in un paese dove non ha mai vissuto, in una lingua diversa, una cultura diversa, può riuscire anche a integrarsi e a vivere come una persona normale. Dunque stasera sto con voi per spiegarvi più o meno quali sono i passaggi che ho fatto per poter riuscire a integrarmi, diciamo, e a poter vivere come una persona migliore. Quando ho sentito parlare di questa conferenza ero molto felice, perché avere la possibilità di condividere con voi è molto difficile, solo alla televisione, su Facebook, ma avere proprio di fronte di voi un ragazzo immigrato che racconta veramente la sua storia è molto raro. Dunque questa è stata la cosa più bella che tengo con me per sempre. Grazie. Adesso io sto lavorando al centro di Roma, nella Galleria Alberto Sordi, come venditore, e faccio anche la mediazione culturale con l'ARCI. E sono riuscito a realizzare tutto questo tramite questi piccoli passaggi che vi racconterò adesso. Quando sono arrivato qua avevo alcuni problemi, mi sono presentato da Episocole per poter recuperare. Sapete tutti che fare questo viaggio fino a qua non è per niente facile. E quando sono arrivato qua avevo tanti problemi, diciamo, facevo dei incubi, la notte non dormivo, tutte queste cose qua. Poi sono andato dalla psicologa che mi ha aiutato tanto, che mi ha detto: Yahya, prova a integrarci, a entrare tramite le gente, a fare gli spettacoli di teatro, di andare a scuola. Secondo me con questi passaggi riuscirà a recuperare tutto quello che hai perso. E in realtà l'ho fatto senza medicina, niente, mi sono ripreso veramente. Ho fatto spettacoli di teatro, sono andato a scuola. Grazie. Poi mi sono ripreso. Che cosa ho fatto? Mi sentivo molto felice, dicevo. Ancora questa è la mia forza, la felicità, mi sento molto felice.
Per voi è strano, un ragazzo che non vive vicino ai suoi, chi non vede i suoi da più di 5 anni, la sorella, la nonna, le persone che l'hanno aiutata a fare tutto da piccolo, dice che è fortunato, è felice. Per voi è un po' strano, ma vi dico perché dico che sono fortunato. Perché penso che ci sono peggio di me. Se uno riesce a pensare che ci sono delle persone che sono peggio, lui può godere molto bene quelle che ha. Per questo io mi sento fortunato, perché ci sono delle persone che vogliono essere al posto mio, ma che non l'hanno. Dunque io mi sento felice. Ho accettato la mia storia, quella che ho vissuto, per essere anche un po' felice. E anche la consapevolezza della propria storia, da dove vengo, cosa mi fa sentire felice e utile, quali sono i piccoli passi che posso fare per ogni giorno e sentire anche gli altri. Vi parlerò anche degli altri. Conoscere davvero senza pregiudizio e paura. Tutti hanno qualcosa da insegnare, se so guardare e ascoltare. È normale avere un po' di paura verso quelle che non conosce, ma gli altri sono la ricchezza più grande che abbiamo. Mantenere sempre la mente aperta ci dà la possibilità di conoscere davvero le cose. Grazie. Buonasera. Nel settembre 2015 l'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha sottoscritto l'Agenda 2030. Essa segue gli obiettivi di sviluppo del millennio dell'anno 2000, dove l'ONU si impegnava a raggiungere gli 8 obiettivi prefissati entro il 2015. Dai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 traspare la visione globale dell'epoca attuale, poiché è conseguenza di un lungo periodo di analisi e studi attivi in ogni ambito della società. Nel preambolo dell'Agenda 2030 leggiamo: «Questa agenda è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, implementeranno questo programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà, e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Nell'intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà trascurato. I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e i 169 traguardi che annunceremo oggi dimostrano la dimensione e l'ambizione di questa nuova agenda universale. Essi si basano sugli obiettivi di sviluppo del millennio e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le 3 dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale. Gli obiettivi e i traguardi stimoleranno nei prossimi 15 anni interventi in aree di importanza cruciale per l'umanità e il pianeta.
Come si è letto nel preambolo, la stesura dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile che vanno a svilupparsi in 169 azioni specifiche si è basato su un'accurata analisi della realtà quotidiana dell'umanità attraverso tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, che sono la dimensione economica, sociale ed ambientale. Queste tre dimensioni vanno poi direzionate nelle cinque macro aree di importanza cruciale per l'umanità. Esse sono persone, che si sofferma sulla povertà, la fame, la dignità di ogni essere umano. Pianeta, che riguarda la gestione consapevole delle risorse e adottare misure per il cambiamento climatico. Prosperità, che mette in luce la necessaria armonia tra sviluppo tecnologico, sociale ed economico in relazione alla natura. Pace, che si sofferma sul promuovere società pacifiche, giuste e inclusive, libere dalla paura e dalla violenza. Partnership, che ha il compito di mobilitare i mezzi necessari per implementare questa agenda attraverso una collaborazione globale. La forza di questi 17 obiettivi risiede proprio nell'interconnessione espressa dalle macro aree precedenti. Nella dichiarazione che apre l'Agenda 2030 si legge: decidiamo di costruire un futuro migliore per tutte le persone, compresi i milioni a cui è stata negata la possibilità di condurre una vita decente, dignitosa e gratificante e realizzare il loro pieno potenziale umano. Possiamo essere la prima generazione che riesce a porre fine alla povertà, così come potremo essere l'ultima ad avere la possibilità di salvare il pianeta. Nel mondo del 2030 sarà un posto migliore se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Avviandoci verso una sempre più chiara visione globale, concludo leggendo un estratto dell'Agenda 2030. Il futuro dell'umanità e del pianeta è nelle nostre mani. Si trova anche nelle mani delle nuove generazioni, che passeranno il testimone a quelle future. Abbiamo tracciato la strada verso lo sviluppo sostenibile. Toccherà a noi garantire che il viaggio abbia successo e che i suoi risultati siano irreversibili. Grazie. Grazie, grazie. Grazie Pietro per questa spiegazione veramente meravigliosa. E proprio come emerge dal titolo di questa conferenza, per poter pensare globalmente e quindi agire localmente, c'è un punto fondamentale, centrale, che è quello proprio di cambiare interiormente. Quindi proprio per decidere di agire da protagonisti, ciò che serve è una trasformazione interiore. Questa trasformazione quindi è qualcosa che può avvenire solamente tra noi stessi, attraverso il dialogo interiore che possiamo condurre con le nostre vite. E quindi è proprio fondamentale questa trasformazione al fine di poter influire e determinare un cambiamento della società. E per poter far questo dobbiamo veramente partire da quello che è il concetto dell'educazione. Quindi partire attraverso un approfondimento e una riflessione. E in questo modo veramente arrivare alla consapevolezza che la nostra vita non è separata dalla vita degli altri e che la nostra vita in realtà non è separata neanche dalla terra e quindi dall'ambiente. Quindi cosa vuol dire questo? Che noi siamo veramente in grado di incidere sull'ambiente. Ma per poterlo fare abbiamo bisogno proprio di acquisire consapevolezza di noi stessi. Cioè acquisire che noi, che il nostro potenziale, il nostro patrimonio che abbiamo dentro di noi è infinito. Abbiamo delle capacità latenti che non permettiamo di emergere. E per farlo abbiamo veramente la necessità di essere costantemente in contatto con la nostra vita. E in questo modo, quindi, il punto proprio fondamentale è quello proprio di lavorare sulle nostre credenze interiori. Proprio far sì che le nostre azioni quotidiane non siano basate da quelli che possono essere sentimenti di egoismo e di avidità, perché sappiamo che questi sentimenti in realtà poi si manifesteranno in azioni distruttive,
ma cambiare i nostri principi interiori vuol dire agire sulla base di quella che è la compassione, la speranza e la felicità. Veramente risvegliarci alla necessità che l'uno abbiamo bisogno dell'altro, risvegliarci alla necessità che noi veramente possiamo influenzare sull'ambiente e che l'ambiente influenza noi. Quindi veramente sviluppare questa preoccupazione, come in realtà è emerso già dalle esperienze che abbiamo ascoltato, questa preoccupazione e questo desiderio di aiutare le altre persone e l'ambiente che ci circonda. Quindi sviluppare nella nostra vita sentimenti di apprezzamento e desiderio di protezione. Veramente creare valore attraverso questa percezione del legame interdipendente, indistruttibile che abbiamo tra l'ambiente e la vita. E volevo veramente proprio sottolineare che qualsiasi rivoluzione noi vogliamo mettere in atto fallirà se non è posta alla base una rivoluzione del singolo individuo. Questo vuol dire che veramente ciascuno di noi, ogni singola persona qui presente, ha un potere infinito e deve veramente decidere di lasciarlo emergere. E siamo giovani e quindi usiamo molti strumenti tecnologici e possiamo decidere di farlo ed utilizzarli veramente con un fine nobile. Per questo la Soga Gakkai Internazionale, la Heart Charter International hanno realizzato un'app. Quest'app si chiama Mapting. Attraverso quest'app, che ha il desiderio proprio di spiegare quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è possibile, punto primo, compiere quell'azione di educazione, ovvero conoscere e approfondire ogni singolo obiettivo che è stato prima rappresentato nel video, e dopo veramente metterci in contatto, quindi creare questa piattaforma di contatto con tutti i giovani di tutto il mondo e vedere cosa stanno facendo per poter realizzare concretamente nella loro quotidianità azioni sostenibili, quindi condividendo foto, idee, opinioni, proprio per sviluppare questa riflessione in un modo creativo, contemporaneo e a portata di mano, visto che il telefono penso ce l'abbiamo sempre in mano, in metro, per strada, quindi poterlo veramente rapportare alla vita quotidiana di tutti i giorni. E l'obiettivo di quest'app è proprio mettere in evidenza che il cambiamento prende avvio da azioni quotidiane di persone comuni ed è quindi fondamentale per realizzare questi obiettivi di sviluppo sostenibile, che non sono altro che gli obiettivi di ogni essere umano, proprio sentire che l'azione di ogni singolo individuo, e quindi la nostra azione e la mia azione, è veramente fondamentale. E tutto questo è racchiuso dalla frase del mio maestro Daisaku Ikeda, il filosofo buddista, che dice: la rivoluzione umana di un singolo individuo contribuirà al cambiamento del destino di una nazione e condurrà infine a un cambiamento nel destino di tutta l'umanità. Grazie. Come gruppo studenti della Soga Gakkai vorremmo fare ora una proposta concreta basata sulla proposta di pace del 2019 di Daisaku Ikeda, una proposta aperta a tutti coloro che vorranno farla propria, a prescindere da ogni tipo di appartenenza. Daisaku Ikeda scrive infatti ogni anno una proposta di pace indirizzata a tutti i cittadini del mondo e alle Nazioni Unite, in cui avanza delle possibili soluzioni ai problemi globali più urgenti. Nel 2010 è nata l'UNAI, una rete di 1.300 università di 140 paesi che collaborano con le Nazioni Unite per la realizzazione dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La nostra proposta è rivolta a tutte le università, agli accademici, a tutti coloro che lavorano in questo contesto e soprattutto agli studenti. Proponiamo a ognuno di adoperarsi affinché la propria università entri a far parte della rete dell'UNAI per contribuire a realizzare l'Agenda 2030. Scrive Daisaku Ikeda nella proposta di pace 2019. Il potenziale che si trova nelle università è davvero illimitato. Le università possono diventare porti di speranza e sicurezza nella società e fornire un contributo cruciale al benessere dell'umanità nel suo complesso. Sono sempre stato convinto che le università
rappresentino il luogo d'elezione in cui convogliare la saggezza per costruire soluzioni e individuare nuovi approcci ai problemi. I giovani, e gli studenti in particolare, sono i soggetti primari in grado di liberare il genere di energia trasformativa di cui il nostro mondo ha bisogno. Nel giugno scorso, in una conferenza stampa a Roma, fu presentato l'appello ai giovani, che ho scritto insieme a Perez Esquivel, e il testo fu consegnato a uno studente e a una studentessa. Il giorno dopo, nel quartiere universitario di Roma, si tenne un incontro per discuterne. Nel documento si sottolinea l'importanza di sviluppare le illimitate capacità delle giovani generazioni attraverso l'educazione alla cittadinanza globale e si propone di concentrare gli sforzi sulle seguenti direttrici. 1. Promuovere una coscienza collettiva a partire dalla memoria della storia universale per far sì che non si ripetano le stesse tragedie. 2. Far comprendere che la Terra è la nostra casa comune e nessuno deve essere escluso da essa a causa delle proprie differenze. 3. Favorire un indirizzo umano della politica e dell'economia e coltivare la saggezza per giungere a un futuro sostenibile. La nostra proposta, come studenti, è che ognuno di noi prenda l'iniziativa affinché le università diventino centri nevralgici per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, non solo all'interno degli ambienti universitari, ma aprendo l'università al territorio, alle periferie delle nostre città, per creare progetti che abbiano un impatto concreto e positivo per le persone. Come giovani ci impegneremo noi per primi in questa direzione, per assumere sulle nostre spalle la responsabilità del futuro e del presente. Come giovani ci uniamo per diffondere una luce di speranza nella società. Ogni persona ha il suo posto nel mondo. Ogni persona è preziosa e ha il suo ruolo, unico e insostituibile. Questa consapevolezza diventerà lo spirito fondamentale del nostro tempo. Questo è il nostro impegno come giovani.